Ragazzi, Max per Dio Ferrero è il profeta della verità, ti dice tutto, ti dice le cose come stanno a Wallace, sei anche babbaro simpaticissimo, anche perché tutti quelli che vanno contro il mascherone secondo me sono numeri uno. Però attenzione, non voglio romperti i coglioni, 48 centimetri naturale. Non sono di quelli che punta il dito con quelle definizioni. Se è vero quello che tu dici, di naturale non puoi buttarla troppo a farla credere. Giusto quando dici Wallace sei senza proporzioni, Wallace sei questo e quell'altro, in effetti il discorso di avere della carnaccia, un 50 centimetri che è sporco completamente da ripulire, quello sono d'accordo con te. Per le persone come Wallace, Miletto e tutta la gente che comunque ha un fisichino con dei muscoletti, come dice lui, Miletto ha dei muscoletti, non valgono niente, non sono enormi, di conseguenza non hanno nessun tipo di posto dentro questo mondo. La cosa che mi fa arrabbiare è che se ti professi natural, e la gente è lì che io mi incazzo, non i ragazzini di 14 anni, non quelli che pensano di essere presi in giro, e sono le persone vecchie come me che sono presi in giro. Tu hai 28 anni, profeta, stai un po' più tranquillo, non ti voglio dire niente, sicuramente ho visto un bel fisichino, ti vedo un po' snellino. Adesso sei coperto, chiaramente non puoi fare vedere niente, o non vuoi fare vedere niente, perché secondo me vuoi prepararti e vuoi fare vedere dopo quello che sei. Adesso sarebbe troppo presto. È lì che abbiamo fatto un discorso adesso ultimamente, io e il mio amico Biagio, sul fatto di lasciare qualche cosa addosso sul corpo, perché ok, con le sostanze dopanti è facile? Non è vero, devi farti un culo che è triplo, ma il culo diventa quadruplo quando poi devi tenerti i progressi. È quello che io sto dicendo, è quello che io sto facendo vedere, capisci? Poi ho visto i suoi adepti e sono delle persone che comunque 50-60 anni sperano che alcune cose siano vere, perché purtroppo lui li pubblicizza come vere. Un uomo di 60 anni che ormai è lì da un po' dovrebbe avere una certa credibilità, che purtroppo non ha, perché sono i fatti che parlano. La gente come me che ha già visto i fili delle marionette non può bere certe cazzate, ma lui la cosa è che insiste a proclamarsi il re della montagna, supernaturale e super questo, facendo della mercificazione. A lui non gliene frega un cazzo se qualcuno fa 115 kg che uso per fare i bicipiti. Io sui 100 kg faccio i bicipiti per 6, non è vero, lo vedremo, ma non è quello il problema. Il problema è che prendere in giro una persona che ha una certa età, a una certa età si diventa un po' come dei bambini, si crede a tutte le cazzate. Per cui tu che dici nonnetto, quello è anche sbagliato, perché il nonnetto, sono certi nonnetti che ci fanno cagare addosso, a te sicuro. C'è Miloš Šarčev che ancora se cammina per le strade ti fa cagare ancora addosso, e il nostro gran sempre Pier Venturato è ancora in formissima nonostante sia fuori da tutto quanto. Per cui simpaticissimo il tuo video, ma mi piace. Secondo me attacchi troppo a zero, nel senso che qualche cacchiata tecnica devi darla, però c'hai 28 anni, cazzo, sei anche giovane anche tu, dai. Ciao bello.